C'è un solo motivo per cui l'attaccante Rafael dovrebbe o potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2025. Ed è quello. Il problema è che al momento i top club non lo hanno ancora richiesto come, invece, era accaduto in passato e soprattutto con il Chelsea. L'attuale stallo spinge dunque lo stesso Leao a mandare messaggi o indicazioni per il rinnovo in rossonero, anche se prima di tutto perché c'è una penale da pagare allo Sporting di 16,5 milioni e poi perché il giocatore reclama 7 milioni netti. Le parti, dunque, si ribaltano. Comunque, entrambi, e soprattutto, o come l'anno scorso. Obiettivo che dovrebbe porsi lui stesso per far crescere le speranze del Milan arrivare nelle prime quattro e, chissà, magari di passare anche i quarti finale con il Napoli in Champions League. Non succede, ma perché accada Leao dovrebbe tornare protagonista. E se non protagonista, chi? Ma i migliori hanno continuità, non ostentano indolenza, si sacrificano per i compagni, non cercano il gol in maniera improbabile, lottano anche per un fallo laterale. Leao non è e non fa ancora tutto questo.